giornalisti, ma come mai questa passione per il documentario? Tu hai dichiarato che nella fiction bisogna creare un mondo. Nel documentario c'è un mondo da scoprire e qua ti muovi in spazi ristrettissimi, salvo questo finale che si allarga a note musicali. Mi muovo proprio alla scoperta del mondo di Alberto e di Joseph, e che è un po'... Io ho conosciuto Alberto tanti anni fa perché avevo fatto un breve pezzo di un film che si chiama Lì in Lombardia con lui. Qui era uno dei personaggi, Joseph invece me l'ha fatto conoscere Giovanni Bonoldi, che è un amico comune, che ha avuto l'idea e mi ha detto: ma perché non facciamo un film su Alberto e Joseph? E ho detto: chi è Joseph? E mi ha portato a conoscerlo. E Joseph mi guardava un po' diffidente la prima volta, perché non dicevi tanto, mi guardavi, mi soffesavi, cercavi di capire come volevo arrivare. E poi insomma sono passati un paio d'anni e poi ho deciso di farlo, di andare a vedere un po' da loro, nelle loro botteghe, nelle loro case, nei luoghi della loro creatività, cosa facevano questi due personaggi così diversi da tutti noi e soprattutto diversi dalla direzione in cui sta andando il mondo. E quindi sono stato un po' a trovarli, un po' di giorni da uno, un po' di giorni dall'altro, e poi avevo iniziato a girare. Eravamo tendenzialmente in 3 o 4 persone, con me c'era Sabina Bologna, che è qui in sala, che ha fatto la fotografia del film. C'era un fonico, un aiuto, e niente, siamo stati lì e abbiamo aspettato che accadessero delle cose fondamentalmente. Quello che è accaduto alla fine è stato bellissimo, perché sì, è accaduto appunto che l'altra starnazzasse nel momento giusto. Lì io non sono stato io né a dir loro di parlare di Dio né a farmi starnazzare l'altra, quindi in questo caso... è proprio questa la differenza tra la finzione e il documentario. Questo è accaduto.